Giorgio Chimenti e Mirko Parisi, è nata una sinergia per il bene del pugilato, per la crescita del pugilato, estremamente importante, vero Federico? Sì, devo dire che insomma è un bel momento, questo è un bel giorno, perché abbiamo finalmente concretizzato quest'unione. C'è stata una bellissima risposta nella conferenza stampa, tanta gente, molto interesse anche così a livello mediatico, sui giornali, su internet, quindi è stato un successo questa iniziativa. Adesso sta a noi fare del nostro meglio, creare appunto un bel vivaio qui nella palestra di Mirko con la Parisi Box, e fare anche dei match di professionisti, insomma, e portare avanti questa attività con il cuore, con la serietà, con la passione, avvicinare sempre più pubblico alla box e riportare, dare il nostro contributo affinché questo sport ritorni a vivere una stagione positiva così come è stato in passato. Giorgio, una sinergia importante, come diceva giustamente Federico, che deve portare alla crescita del pugilato all'interno di questa associazione, la Parisi Box, che ha già fatto storia ma che vuole ripartire lanciandosi alla grande. Sì, vogliamo portare la Parisi Box dove merita. Ricordiamo che qui è partito il grande Giovanni Parisi, Flash Parisi, quindi penso che questa sia di buon auspicio, insomma. Stiamo partendo piano piano, secondo me ci sono tutte le basi per far bene, ecco. Io vorrei ringraziare Mirko, che è una persona di un'umiltà, veramente ha umiltà da vendere, non c'è niente da dire, rispettosa, educata. Questa è la prima cosa che mi ha colpito, il pugilato è venuto dopo. Insomma, in primo piano mettiamo sempre l'umiltà, ecco. Sì, il pugilato è uno sport come a pochi, che solo se si ama si può vivere. Poi, ecco, come ho detto prima, Federico è una persona importantissima che ci dà tanta, cioè, ci fa vedere veramente la differenza in questo momento, soprattutto per i passi che stiamo facendo. Questi sono passi, i grandi, cioè, sono piccoli passi verso grandi traguardi, parole che sto dicendo e ripetendo parecchie volte ultimamente, e queste sono piccole soddisfazioni come quelle di oggi, che ci danno già un'impronta diversa, non solo per quanto riguarda l'immagine, ma per quanto riguarda quello che veramente vogliamo fare.